Chissà dove si sarà nascosta Matilde. Chissà, chissà. Boh, dove sarà? Allora, in quella piccola, anche se Matilde è piccola, è sicuro che non ci entra. Perché è così piccolina, Eva. Eh no, lì ci sto solo io. Trovata! Dentro Che la bel macchina, non gioco guardo. questo pomeriggio. Ma io non dovevamo iniziare a fare le valigie? Siamo noi dentro i vestiti dentro le Aspetta, valigie. aspetta, ho Nasconditi e non sbirciare. No, tu. Va bene, mi nascondo. Va, mi nascondo, sì. Mi copro gli occhi di noi. Trovata. E allora Mati, tu devi coprire gli occhi se vuoi trovare dove è Dai, Beppe. adesso ti trovo io. Dai, nasconditi in una delle valigie grigie. E Bebe ti trova. Ma dimmi tu questo pomeriggio con tutto quello che c'è da fare. Pronta, Bebe, puoi uscire. Ma fai finta di niente. Dove sarà Matilde? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo alle prese con le valigie per la nostra crociera. In realtà è quasi tutto pronto. Le valigie sono praticamente pronte. Adesso vi faccio vedere in che condizioni ho la camera da letto. Questa è la mia camera da letto. No, vabbè, a parte questo caos allucinante che è perché devo semplicemente rifare il letto perché ho tolto le lenzuola per lavarle, qui ho ancora il mio intimo da finire di sistemare. Qua ho vabbè, a parte il cavalletto, ho tutta la roba, diciamo da sera che dobbiamo ancora mettere nelle valigie. E qua abbiamo le nostre valigie, quella di Gian Giacomo, quella di Rebecca, quella di Matilde e la mia. E quella invece è la valigia con le cose del bagno, delle medicine, insomma, le cose elettroniche, le cose molto più, come si dice, le cose delicate che c'è scritto espressamente nei biglietti, bisogna mettere in una valigia a parte e portare con sé, non lasciare all'imbarco come invece quelle dei vestiti. Ho pensato per rendervi un pochino partecipi di questa nostra partenza, siccome avevo già fatto quando siamo andati alle Canarie un video in cui vi facevo vedere come preparo le valigie, non mi sembrava il caso di rifare la stessa cosa, insomma, ho preferito tenere da parte gli abiti, quelli per la sera, che adesso vi faccio vedere, per fare qualcosa di diverso, insomma. Questi abiti naturalmente non verranno ripiegati mille mila volte, ma andranno semplicemente appoggiati sopra il resto dei vestiti, sulle valigie, sperando che arrivino quanto meno stropicciati possibile in nave. Come vi dicevo, questi sono appunto i vestiti che noi metteremo la sera. Allora, durante le crociere c'è chi se ne frega altamente, va in giro sempre in pantaloncini corti, sandali e anche i calzettoni, ma non mi pare questo il caso. Noi siamo un attimino più attenti all'outfit, non perché dobbiamo per forza sembrare quello che non siamo, ma perché comunque anche qua quando usciamo ci capita di uscire per qualunque occasione, che sia anche solo una pizza, mi piace vestirmi bene, piace vestire bene le bambine, che siamo tutti puliti, ordinati e decenti alla vista. Quindi,
siccome anche per entrare nei ristoranti della nave è richiesto un certo outfit, mentre per il self-service 24 ore su 24 puoi andarci anche praticamente in costume accappatoio, per entrare nei ristoranti della nave è richiesto un certo outfit, quindi comunque ti devi presentare in maniera non dico elegante, però decente, insomma, ok? Quindi noi ne approfittiamo quando andiamo in crociera per sfoggiare i nostri vestiti più carini, naturalmente. Non dico che ci mettiamo gli abiti da gran cerimonia, perché quelli no, si tengono per i matrimoni e le cose, insomma, un po' più formali, però ci piace appunto vestire elegante. È prevista una sera di gala in cui mettiamo un vestito un po' più particolare tutte e tre. Parlo di noi tre bambine, di noi tre bambine. Parlo di noi tre femminucce, perché naturalmente i maschietti si vestono bene eleganti solo ai matrimoni e ai funerali. Gian Giacomo mi ucciderà. No, allora, Gian Giacomo naturalmente per la serata di gala ha previsto un pantalone elegante e una camicia. Gli altri giorni sta bene con la t-shirt, certo non quella per andare a lavorare, sono comunque delle magliette selezionate, un po' più eleganti, un po' più carine, però pur sempre t-shirt. Da loro non pretendiamo più di questo. Noi invece, noi ragazze, andiamo un po' più sull'elegante. Allora, per la serata di gala di Matilde abbiamo previsto questo vestitino qui, che è un vestitino rosa in tulle con tutte le stelline e lo scaldacuore blu. A questo vestitino abbineremo i collant blu con le stelline e saremo in pandan completo. Poi, per le serate un po' più casual, abbiamo selezionato i pantaloncini di velluto con la magliettina fucsia un po' elegantina e qua abbineremo un collant bianco con le righine blu e fucsia. Poi qua abbiamo la gonnellina di tulle bianca, qui andremo a abbinare la magliettina nera con le paillette, che però ho già messo in valigia, quindi quella non ve la posso far vedere, quindi semplice semplice, gonnellina e maglietta. Poi abbiamo il vestitino grigio con tutte le pieghette, questa è della Chicco, in realtà era di Rebecca, ma lei sta benissimo, poi lei con questo vestitino si sente una principessa. Poi abbiamo il vestitino bianco con questo è sbracciato, quindi ho previsto per i vestitini sbracciati delle giacchine naturalmente, con la giacchina rossa, qua naturalmente calzine bianche. E questo è l'ultimo, blu, cioè bianco con i pallini blu, con il fiocchetto sulla spalla, così. Con sopra lo scaldacuore bianco. Passiamo ai vestitini di Rebecca. Allora, qua abbiamo le due gonnelline. Abbiamo la gonnellina nera in tulle a pois, non so se si vedono, che metterà naturalmente con una magliettina nera col pizzo qua sulla parte superiore, molto molto fashion. E invece la gonnellina rosa con i pois sempre, sempre in tulle, questa invece la andrà a mettere con una magliettina bianca, molto molto semplice, naturalmente calzine abbinate per le serate diciamo non troppo particolari. Per un'altra serata semplice abbiamo il vestitino di cotone modello base, insomma. Poi abbiamo il vestitino rosa con le pieghette, tutto plissettato, con la giacchina blu. Poi abbiamo il vestitino nero con le decorazioni, fatto così un po' lunghetto. E sopra ho pensato di abbinare questo scaldacuore giallo. Giallo sera, perché va tanto di moda quest'anno.
E poi l'ultimo per la serata di gala avremo il vestitino blu con tutte le paillette che lei stra adora, con le spalline di tulle, e poi è lungo così con tutto il tulle e i lacetti che chiudono dietro, e poi naturalmente la giacchina, perché comunque sulla nave c'è caldo, però la sera è sempre meglio essere un po' più coperti. Andiamo adesso ai miei vestiti, li ho lasciati per ultimi perché sono quelli un po' più ingombranti, saranno anche gli ultimi che andrò a piegare. Quindi una delle sere dove non ci sarà niente di particolare, credo nella serata italiana, perché poi ogni sera ha un tema diverso. L'altra volta quando abbiamo fatto la crociera, oltre alla serata di gala, come serate speciali c'erano la serata italiana, in cui è richiesto un abbigliamento con i colori della bandiera dell'Italia. Quindi io in quel caso metterò la camicia rossa, Rebecca penso la magliettina bianca con la gonnellina, e Matilde magari le faccio mettere questo, credo che possano andare bene. Poi c'era anche la notte bianca, mi pare, che era in realtà la serata bianca, perché poi è arrivata una certa ora tutti a nanna, giustamente. Io in realtà stavolta non ho niente di bianco e quindi credo che passerà. L'altra volta di bianco mi ero portata il vestito da sposa, l'ho fatto accorciare il mio vestito da sposa, era un abito a sirena in pizzo lungo, lo strascico naturalmente il giorno del matrimonio si è rovinato perché si è completamente macchiato, quindi io dal negozio di abiti da sposa dove l'ho comprato l'ho fatto tagliare sopra, poco sopra il ginocchio, è venuto un tubino in pizzo bellissimo, però non ho nessuna intenzione di portarmela presso anche stavolta, anche perché insomma cambiamo un po', ragazzi, non si può avere sempre gli stessi vestiti nelle foto delle crociere. E quindi niente, la camicia rossa semplicemente con i jeans neri e le décolleté rosse. Io mi porterò solo un paio di scarpe eleganti, sono le décolleté rosse, e ho studiato tutti i vestiti in base proprio a questa cosa qui. Per non avere mille scarpe ho cercato gli abiti che andassero bene tutti con quel solo paio di scarpe, quindi le décolleté rosse. Quindi vestito super sbracciato, questo è così a trapezio nero con i decori che vanno sul rosso. Qua sopra io ho preso varie giacchine, due o tre giacchine, poi a seconda della serata magari li abbinerò. C'è questa in pizzo, poi ne ho una rossa che è questa qua, e poi ne ho una in tulle semplicissimo nera senza fronzoli. Quindi questo è un vestito, poi c'è il vestito blu di pizzo che mi ha regalato Gian Giacomo a Natale, questo qua stretto in vita e poi si allarga un pochino sotto. Poi ho quest'altro abito che invece risale a quando si è sposata mia sorella in comune, ce l'ho da un sacco di anni, ma ragazzi è perfetto, è inutile, quando si compra un vestito di qualità non ci si può aspettare che la perfezione assoluta, cioè non ha avuto uno strappo, un cedimento, nulla, è perfetto, è fatto così, è così, questo rimane morbido. Questo credo che ce l'avevo anche la scorsa crociera, sì, probabilmente me lo sono portato perché è uno di quelli che mi piacciono di più in assoluto, poi veste molto bene. E la giacchina è questa qua che vi dicevo prima, è in tulle, semplicissima, è uno scaldacuore, rimane corto dietro. Poi abbiamo il vestito in pizzo che in realtà è super trasparente, è quello che io ho messo sotto, è una semplice sottoveste nera in raso, e il vestito ha questo scollo dietro vertiginoso, è lungo, abbastanza lungo, in realtà mi arriva al polpaccio, però starà molto bene con le scarpe rosse. Poi abbiamo una jumpsuit che è fatta così, la parte di sopra ricamata in pizzo, questo è il davanti,
E poi il dietro invece fatto così sempre con lo scollo, la cerniera, e poi sotto invece cade morbida. Sopra la jumpsuit ho previsto la giacchina, ma adesso vediamo se il caldo è abbastanza, cioè nel senso se c'è abbastanza caldo evito di mettere la giacca, perché la bellezza di questa jumpsuit è proprio la schiena nuda. Questa mi è piaciuta un sacco. E poi ultima cosa, il vestito che metterò la sera della la sera di gala, che è questo qua, ed è lungo, è un vestito che mi arriva fino ai piedi, io l'ho fatto accorciare, mi arrivava ben oltre le scarpe, insomma toccava intera, io l'ho mandato dalla sarta, l'ho fatto accorciare, l'ho fatto diventare appunto della mia misura, e anche questo qui credo che andrò a metterlo con questa giacchina qua semplice, proprio perché già è abbastanza lavorato e decorato il corpino, quindi sicuramente andrò a metterlo con questa. Tutto qua ragazzi, io adesso procedo a finire di sistemare le ultime cose, metto tutto dentro le valigie e saremo pronti a partire. In realtà quando voi vedrete questo video noi staremo tornando, perché voi vedrete questo video martedì 23, sì, martedì 23, e noi martedì 23 mattina sbarchiamo a Cagliari e quindi staremo tornando qua a Orosei. Bene ragazzi, io spero che il video, questo piccolo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto compagnia per un pochino, vi mando un grande bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!